le monete del Guatemala più rare di valore. Il Guatemala, stato indipendente dell'America centrale, ha la valuta quetzal guatemalteco. Un quetzal è composto da 100 centavos, ovvero centesimi. Questo un centesimo del 1925 raffigura sul dritto l'emblema ufficiale del paese formato da una pergamena che riporta la scritta 15 settembre del 1821, data di indipendenza dal paese occupante Spagna. Dietro la pergamena due fucili e spade che indicano la volontà del Guatemala a difendersi con la guerra se è necessario. Sopra invece un animale che è l'uccello quetzal, animale molto diffuso nell'America centrale, simbolo di libertà. Attorno allo stemma la scritta Repubblica del Guatemala, sotto l'anno di conio 1925. Sul rovescio il suo valore nominale è riportato in lettere e non a numero, un centesimo di quetzal. Oggi questa moneta con tiratura in 357.000 pezzi è composta da rame e pesa 3,1 grammi, ha un diametro di 20 mm e vale 16 euro. I 50 centavos del 1962-1963 furono emessi in grande tiratura per oltre 2 milioni di pezzi nel 1962, mentre l'anno successivo con soli 350.000 pezzi. Sul dritto è presente lo stemma ufficiale del paese con attorno la scritta Repubblica del Guatemala. Su questo verso si differenzia da molte altre sue simili con la scritta che viene riportata accanto all'anno di conio, ovvero 0,720, che indica che la moneta è composta per lo 0,720 grammi d'argento. Sul rovescio l'immagine di un fiore che viene descritta dalla scritta che potrai notare accanto a sinistra, Monia Blanca Flor Nacional, ovvero fiore nazionale della Suora Bianca. È una particolare e bellissima pianta molto presente nel paese che è diventata un simbolo per la nazione. A destra il valore nominale da 50 centesimi. Oggi questa moneta pesa 12 grammi, ha un diametro di 31 mm e vale 17 euro. Con un numero sconosciuto di tiratura si presenta questa moneta da un centavo del 1871. Sul dritto viene raffigurato il Fuego, vulcano attivo che fa parte della catena vulcanica alta quasi 3.800 metri. Si trova a sud-ovest del paese e durante la sua attività ha purtroppo causato molti danni e morti con le sue oltre 50 eruzioni dal 1524 ad oggi. Sul rovescio la scritta del valore nominale da un centavo ovvero centesimo. Oggi questa moneta composta da bronzo pesa quasi 5 grammi, ha un diametro da 20 mm e vale 26 euro. Questi 12,5 centavos del 1915 inizialmente furono coniati per non essere messi in circolazione, infatti potrai notare la scritta provisional sul centro che indica appunto una prova di emissione di conio. Nonostante l'intenzione di non commercializzare questa moneta fu poi emessa in 6 milioni di copie nel mercato. Sul dritto potrai trovare la scritta Repubblica del Guatemala e sotto l'anno di conio 1915. Sul rovescio il numero del valore nominale 12,5 centesimi con attorno le scritte che indicano il valore. Questa moneta composta da rame pesa 2,9 grammi, ha un diametro di 24,5 mm ed oggi nel mercato del collezionismo vale 43 euro. Questi 10 centavos del 1881 raffigurano sul dritto il classico stemma ufficiale del paese, attorno inciso in rilievo sporgente dal fondo la scritta Repubblica del Guatemala, sotto l'anno di conio 1881. Sul rovescio il valore nominale riportato in numero e lettere, 10 centesimi circondato da una corona di foglie. Questa moneta emessa in 56.000 pezzi è composta per lo 0,8 grammi d'argento, pesa 2,5 grammi ed oggi nel mercato del collezionismo vale 60 euro.